Eccoci qua, vivi e vivaci, in questa che è l'ultima puntata di lo so, no, non siate tristi, vi lasciamo un grande ricordo, spero, ma insomma si scherza, però è l'ultima puntata davvero, una stagione durata 8 mesi di grandi ospiti, non vi rifaccio i nomi perché non voglio dimenticare nessuno, ma ci trovate naturalmente online, ma adesso siamo qui e ora a vivere intensamente questa puntata in cui vi riproporremo un purpurì. Sì, le cose che ci hanno emozionato di più, andremo molto di pancia, sappiatelo, e spero così anche a voi di ricordare, speriamo, di ricordarvi delle belle emozioni vissute qui nel condominio di Rete 8. Ovviamente siamo squadra al completo, vengo a salutarvi, parto da te, ciao Tiziana Di Tonno. Ciao Paola, buonasera a tutti, hic et nunc, come diceva in latino, sì. Questa è la cosa più importante. Siamo effervescenti questa sera perché dobbiamo, è un mix di emozioni, no Paola? Perché siamo alla conclusione, ma siamo anche già nella fase in cui pensiamo già alla nuova stagione, così ci ha detto già, la prof. Brava, vedo che studi, Tiziana, studentessa modello, anzi condomina modello del nostro frizzante condominio. Ma questa sera ragazzi, come in ogni best che si rispetti qui a Interno 8, è uscito dal bunker lui, Alessandro De Berardinis, il musico felice, Ale! Eccomi. Buonasera, ciao cari condomini, eccomi qua, felicissimo, emozionato perché trovarci sì, non più da solo, ma in compagnia, in questa sala condominiale, chiamiamola come volete, sì. È sempre un'emozione, è sempre una cosa che succede poche volte, perché poche volte vengo, però adesso voglio godermi e smaltire questa carica, questa emozione con voi e purtroppo, anche se l'ultima puntata vorrei che durasse tanto, ma... Oddio, sì! La facciamo di 2 ore, 3, 4, 5, stiamoci qua! Va bene, ma insomma, to be continued, dicono, ma adesso vado dal nostro Luca Pompei, Luca, è l'ultima! Allora, sì, allora, cara Paola... Luca, non oggi... No. Di solito devo fare lo so, ma oggi quel che è fatto è fatto. Sì, lo so. Lo so, cara Paola, no, vabbè, cara Paola nel senso generico, sennò è la fine. Sì, è stagione entusiasmante, faticosa, 8 mesi davvero straordinari e stavo ripensando giorni fa guardando alcune puntate, ma Paola, ma tutti questi grandi nomi abbiamo avuto quest'anno, sì, hanno lasciato tutti un segno, ciascuno qualche segno in più, qualche segno in meno in ciascuno di noi appunto, e per esempio voglio partire da te Luca, visto che da te mi trovo, qual è stata l'artista o maschile o femminile, qual è stata l'artista che ti ha lasciato di più, che ti ha colpito di più, emozionato? Beh, quest'anno tra le tante novità sicuramente il fatto di aver avuto anche ospiti internazionali, il primo ospite internazionale che abbiamo avuto direttamente da Tel Aviv in un momento storico tra virgolette felice, sì, per quei posti, perché c'era una campagna vaccinale che andava alla grande con Israele, che è stato uno dei primi paesi al mondo a raggiungere l'immunità di gregge. Direttamente da Tel Aviv abbiamo avuto la grandissima Noah, artista straordinaria, davvero di caratura internazionale. Cosa ti ha colpito di lei, Luca? Guarda, mi ha colpito al di là della sua dolcezza, eleganza, ma anche un passaggio relativo al suo pensiero del jazz. Lei, tu a precisa domanda, lei ha raccontato il suo modo di approcciarsi al jazz, a questo genere musicale davvero straordinario, citando uno dei suoi primi produttori, Pat Metheny, ma sì, citando anche il suo collaboratore storico Gil Dore. E ho voluto scegliere proprio quel frammento lì. Ascoltiamo. Ho cantato in molto festival di jazz durante la mia carriera. Per me jazz è come libertà, è come è una forma di musica dove tu hai molte possibilità per esprimere l'anima e le pensieri. Ma anche questo album è importante perché è un omaggio
dei musicisti grandi, compositori grandi. In questi giorni è molto importante, io penso, illuminare la bellezza della musica, la qualità, l'alta qualità della musica. Ho fatto questo anche nel mio ultimo disco, Letters to Bach, sì. Era dedicato completamente alla musica di Johann Sebastian Bach, con parole che ho scritto. Anche qui noi vogliamo elevare la musica, perché noi viviamo in un mondo di fake news, the fake, sì, tutto è fake. per me è importante ricordare che non tutto è fake, c'è cose bellissime, sì, importantissime, sì, per ispirazione, e questa è la nostra missione in questo album, anche ricordare questa bellissima musica. È una missione bellissima questa e soprattutto necessaria in questo momento storico. Noa, il titolo Afterology cosa sta a significare? È anche un omaggio delle titole di album jazz negli anni 50. Charlie Parker, sì, ha fatto un album, Ornithology, era tutto in questa metodologia, perché ology è come in science, you know, come biology and this kind of thing, è come... È un po' di... I don't know how to say in Italian. Non so come dirlo in italiano. Play on words. Giocare con le parole. È come... It's like to give the album a sophisticated name. Per dare all'album un nome sofisticato. And you know these musicians, these black musicians. E questi musicisti neri di they colore. They suffered a great deal of discrimination. Hanno sofferto molta discriminazione. People thought that they were nothing, you know? Le persone pensavano che non fossero niente, no? Well, actually they were geniuses. Ma attualmente erano i geni. So they gave themselves these honorary titles. E loro hanno dato a loro stessi questi titoli onorari, questi importanti. They say, if the world is going to not see me, I will see me. Se il mondo non mi riuscirà a vedere, io mi vedrò. Ma che bella emozione, rivedere Noa veramente mi riporta, ecco, al tremore di quella serata, perché incontrare artisti di questo calibro è sempre un grande piacere, una grande emozione. Tiziana, quando dico la parola emozione legata alla parola ospite, che ti viene in mente? Beh, mi viene in mente un'altra ospite di grande fama a livello nazionale e internazionale. La nostra grande Paola Quattrini, te la ricordi? Come dimenticarla, ancora, veramente ha lasciato un gran segno. Ancora vivacissima, ancora, sì, attivissima sui palchi e davanti alle telecamere. Sì, beh, poi a te, insomma, appartenendo allo stesso mondo, immagino sì, tu l'abbia ascoltata con un orecchio ancora più sensibile. In maniera molto particolare. Sai che cosa mi ha colpito dell'intervista che le hai fatto tu quella sera? Una domanda molto interessante. Si parlava dell'enfant prodigio che lei è stata, perché in effetti lei ha cominciato la sua carriera all'età di 5 anni, veniva proprio sollevata dal letto la mattina presto, sì, sì, e portata sul set, perché lei ha iniziato con il cinema. Questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché lei in effetti si è ritrovata a fare cinema e teatro involontariamente, inconsapevolmente. Però poi nel tempo si è innamorata di quest'arte, o l'arte l'ha fatta innamorare, e poi è diventata, e si è praticamente sostituita al gioco a cui lei ha dovuto invece rinunciare. È una bambina di 5 anni, ritrovarsi a lavorare, mamma, e rinunciare ai giochi, insomma. Mamma mia, non è facile. Però ascoltiamolo dalle sue parole, dalla sua gentilissima voce. A proposito di bambini, cara Paola Quattrini, le chiedo questo perché mi ha colpito molto una sua dichiarazione, nella quale, parlando del suo essere stata un enfant prodigio, una bambina prodigio, dice che le è mancato molto il gioco. Dice: io volevo giocare, invece mi venivano a prendere a casa alle 5 del mattino per portarmi sul set. È un'immagine molto forte questa, allora le chiedo se è riuscita a perdonare il teatro o il destino per questo. A parte che io ho iniziato col cinema, e infatti andavo alle 5 del mattino sul set. Sì. E passava la macchina a prenderci, perché essendo la ragazzina, allora era quella che veniva presa per prima,
e mi ricordo mia madre che mi cercava di vestirmi nel letto perché io avevo sonno. Non è stato proprio dei ricordi pazzeschi, ora non è che vi voglio commuovere, ma insomma, dice perché l'hai fatto, a un certo punto l'ho dovuto fare perché è subentrata la necessità, perché era morto mio papà e io ero l'unica della famiglia che lavorava, per cui da questo gioco è diventata una necessità di cui sono anche orgogliosa, perché avendo avuto tre sorelle, insomma, sono riuscita con il mio lavoro a sostenere la famiglia. E però a un certo punto avrei voluto anche smettere, non è che mi divertisse tanto fare questo lavoro, e appunto mi mancava il gioco, mi ci sono appassionata strada facendo. E infatti dice che poi il teatro si è impossessato di lei. Lei non ha mai scelto di fare teatro nella vita, insomma è accaduto perché il teatro l'ha innamorata poi improvvisamente, ma si è mai chiesta cosa avrebbe potuto fare conoscendo le sue attitudini se non avesse fatto teatro? No, perché non c'è stata mai la possibilità, perché l'ho fatto sempre, ogni anno. Cioè, il primo anno, il Covid solo mi ha fermato. Grande signora del teatro, davvero, Paola Quattrini. Beh, abbiamo avuto davvero degli ospiti di caratura, di levatura e comunque di grande talento. E andiamo dal nostro Alessandro, musico felice, perché anche lì, a proposito di ospiti di talento, ci sono anche ospiti che hanno scritto la storia, nello specifico, Ale, la storia della musica italiana. Sì, è stato veramente un onore, un piacere, un privilegio avere tra noi, forse il più grande, però non manco di rispetto ad altri grandi autori, ma Mogol, permettetemi, per gli amici Giulio, quindi sì, Giulio Regenti. Devo dire che abbiamo chiesto come si può anche insegnare a fare l'autore di canzoni, come si possono scrivere certe canzoni di tale portata. Lui ha fondato anche una scuola per compositori, certo, per autori. Sì, certo. Quindi al di là di quella sensibilità che può appartenere personalmente a un individuo, a una persona, poi quello che serve è tanto studio, molto tempo, voglio dire, non è che ci applicazione certo, non si inventa dall'oggi al domani, e soprattutto quel talento che lui dice che tutti noi abbiamo va poi coltivato, perché se no come un prato che non coltivato non fiorisce poi. E io ho provato così a omaggiarlo con un piccolo omaggio così musicale. Ma chiaramente racchiudere in pochi minuti, ho scelto qualcosa per lancio la sua clip per farvi ricordare, per farvi vedere, insomma, dai, la sua vediamolo insieme e poi ascoltiamo anche Alessandro. Certo. Si può imparare tutto nella vita si può imparare tutto si può imparare con dei bravi maestri, con la passione, con il tempo, si può imparare qualsiasi tipo di arte. Quindi, anzi, non si può oggi inventarsi autori senza aver appreso delle lezioni, senza aver studiato i più bei testi del mondo, senza una cultura. Sì. No? Sì, sono d'accordo. Sì. E allora il discorso è questo, che direi di più, io la dico una cosa che dico sempre, sì, perché l'ho scoperta, è il cosiddetto talento. Noi nasciamo tutti col talento. Il problema è coltivarlo. Noi abbiamo delle possibilità inimmaginabili, tutti, solo che li dobbiamo coltivare. Il talento è come un prato. Se noi il prato lo lasciamo, lo abbandoniamo a se stesso, crescono le erbacce e i rovi. Mm. Se invece lo facciamo coltivare o lo coltiviamo e noi siamo contadini, professionisti, nasce ogni bene di Dio. E così è il nostro cosiddetto talento.
noi abbiamo possibilità inespresse, tutti quanti ce l'hanno, e loro non lo sanno perché non hanno incominciato a studiare profondamente per anni e anni la materia. Perdono, 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 io soffro più ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Sotto una montagna di paure e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartone troverete tanta luce e tanto amore. E la pioggia che va e ritorna il sereno. E la pioggia che va e ritorna il sereno. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no 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 no. Io sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. L'istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ma che puntata in odor di nostalgia questa! Se vi siete collegati soltanto adesso su Rete 8 o attraverso le pagine Facebook di Rete 8, di Interno 8, su rete8.it, beh, sappiate che stiamo ricordando in maniera molto semplice, molto informale, in questa riunione condominale di fine stagione, un po' quelli che sono stati gli 8 mesi trascorsi insieme. 8 mesi, ragazzi, ma vi sembrano 8 mesi a voi? Più o meno? Sono passati veloci, però teniamo a precisare comunque. Sì, Tiziana ti ha fatto uno sguardo, sono passati veloci. Nel senso che, vabbè, 8 mesi, noi stiamo riproponendo comunque quella che è stata la seconda parte di questa lunghissima stagione, sì, perché vi abbiamo già proposto un a gennaio. Con straordinari ospiti che abbiamo avuto nella prima parte, se no qui si faceva proprio. Ci volevano almeno 3 ore per riproporvi tutto il meglio di Interno 8, di 8 mesi così, insomma. Bello, bello però. E soprattutto, Luca, scusami, però vengo. Io qua mi porto avanti e rido. Mi porto avanti e rido perché. Ma io vorrei cambiare discorso. No, io là ti voglio perché? Perché alla fine questa seconda stagione, oltre a portare, perché già nella prima avevamo dato un assaggino della caratura degli ospiti, ma in questa seconda stagione abbiamo avuto
come dire, la necessità di aprire le telecamere anche ai momenti un po' più privati, quelli di incontri condominiali, incontri di pianerottolo davanti all'ascensore, quelle classiche cose che avvengono durante il condominio, e ne è venuta fuori una sit che, devo dire, stando ai feedback che sono arrivati, ha fatto più sorridere che riflettere, ma insomma lo scopo era quello, no, ragazzi? Sì, però insomma, voglio dire, va anche ricordata la genesi di questa cosa. Tu la ricordi? La ricordo sì, perché ogni cosa di internotto, la genesi si chiama Paola De Simone. Ma, tutto quello, Ma non è così, cioè, perché siamo una squadra. Perché non facciamo una cosa? Ok. Allora, Alessandro è nel bunker, per cui ogni tanto se interviene la, se la e svigna. Se la cava, se la se svigna la sempre. Però me la rido. E Paola e Tiziana, comunque, due splendide donne con la loro classe, e quindi chi lo fa il buffone? Fate voi, andate all'esclusione, e chiaramente tutto ricaduto su di me. 33 anni che faccio questo mestiere e niente. Guarda Luca, che questa cosa che tu chiami buffone, molti altri l'hanno definita rivelazione, perché Luca Pompei è stato a suo modo la rivelazione di Interno 8, perché tutti lo sapevano come bravo giornalista, adesso lo sanno anche come buffone. Vabbè, in ogni caso, in questi mesi di sit, di risate, di tempo trascorso insieme, naturalmente dovendo scegliere una pillolina per quest'ultima puntata, come potevamo, Tiziana, non scegliere quello che stiamo per vedere? Dimmi tu come? Non si poteva. Ciao raga! Oi, che arrivata! Non potete capire, queste cose a me poi mi agitano, mi inquietano. Allora, mi stavo preparando, mi cade lo specchio e è la fine, ragazzi! Almeno 7 anni di disgrazie! Non ancora a credere a ste cose, stai! Ma le superstizioni, lasciamola alle persone di basso profilo culturale, dai! Sono il folklore, Tiziana, il folklore, le superstizioni servono per... dare una ragione alle cose che accadono di cui non si ha una spiegazione, esatto. Queste sono superstizioni, sì. Ti stai a preoccupare di queste cose. Ma che folklore, oggi è pure venerdì tra l'altro, raga, ma scherziamo, dai, veramente. Scusate un attimo. Pronto? Oh, sì, io è tutto pronto, no, sono veramente eccitatissima all'idea di questa occasione professionale, veramente. No, non ci credo. Saltato tutto. No, vabbè. Dai, vabbè, sì, ci risentiamo. Ciao. No, raga. Vedi? Che t'avevo detto? No, vabbè, è troppo bello ricordare quei momenti passati in maniera così goliardica, però ecco, torniamo. Vorrei sottolineare gli effetti speciali di questo, perché specialissimi. Queste sono produzioni cinematografiche di un certo livello, avevamo anche gli effetti speciali, insomma. Sì, proprio effetto. No, ma si capisce perché la nostra musa ispiratrice, insomma, sì. Adesso, no? Sì, la nostra musa ispiratrice. Sì, assolutamente, stiamo anche rincarando la dose per la prossima stagione, per cui insomma, vabbè, torniamo ai nostri ricordi di questa stagione. Diceva giustamente Luca a inizio puntata che la cosa che, credetemi, ha preso di sorpresa anche noi, perché noi pensavamo che insomma riuscire ad avere già ospiti di caratura nazionale non lo davamo per scontato, non era semplice, non era facile, insomma ci speravamo, ci siamo dati da fare, ma addirittura avere ospiti internazionali, beh, è stata anche per noi una bella emozione, insomma, sapere che questi ospiti avevano piacere di entrare nel nostro condominio, potete immaginare, E quando abbiamo saputo, oltre Noah che ha citato prima Luca e abbiamo rivisto in uno spezzone, che anche Alvaro Soler, che ci ha fatto tanto ballare con la sua musica, avrebbe citofonato Interno 8 su Rete 8, beh, qui si è scatenata davvero una grande, grande gioia. Luca, tu per primo ricordo che eri molto entusiasta di questa presenza. Beh sì, anche perché abbiamo sempre avuto grande riscontro sui social, ma in quella serata davvero...
messaggi a non finire, sia sulla pagina Facebook di Rete 8 che sul nostro indirizzo email. E poi devo dire, mi ha anche sorpreso, io ho altri gusti musicali, per la verità devo essere onesto e sincero, però insomma mi ha colpito molto la semplicità di questo ragazzo, tra l'altro la sua grande autoironia, perché si è scherzato tra l'altro anche sulla vicenda così del congelamento a settembre, per poi essere scongelato nel periodo estivo, perché lui fa canzoni soltanto per luglio e agosto, però comunque mi ha colpito molto la sua semplicità, un ragazzo di 30 anni, davvero uno di noi, grande affabilità, per nulla snob, e quindi ma poi soprattutto con le idee molto chiare, e lì si capisce che il talento serve, è importante, ma è importante anche anche avere un'anima quasi imprenditoriale, diciamo così, e lui senz'altro lo ha mostrato. Io ho scelto in tutta l'intervista un piccolo passaggio che non vi riassumo perché l'abbiamo inglobato di domanda, ed è questo. Senti Alvaro, tu hai detto una frase che mi ha colpito molto, ovvero l'isolamento ci ha costretto a riscoprire noi stessi. Ecco, tu cosa hai scoperto di te, e se quello che hai scoperto è finito in qualche canzone? Ho scoperto che le cose che mi mancano di tutte le cose che avevo prima, no? E anche quali sono le cose più importanti. Ho scoperto di me un sacco di cose, del mio carattere che voglio cambiare, no? Tipo? Che ne so, al mattino forse mi sveglio un po' di malumore, queste cose le voglio cambiare. Non sempre, no? Però ancora piccole cose che dici, ok, questo devo farlo meglio. O dire più di no, che ne so, cose così, no? Cose che dici, ok, questo perché o guardo un video di musica e dico, ma perché nessuno mi ha detto che i capelli non devono andare così? O che ne so, una cosa, ma chi mi ha detto che, perché non c'era nessuno che mi ha detto, Alvaro, guarda, fai un momento così. Sei così precisino in queste cose. Sì, sono molto ai dettagli, sì. Prima di lasciarci, io so che tu da poco, a gennaio, hai compiuto 30 anni. E si sa che è sempre un momento, come dire, di bilanci. E tu l'hai fatto questo bilancio? Sei uno avvezzo ai bilanci o ti sfuggono? Non ho capito la parte del bilancio, scusa. Se hai fatto un bilancio, sai, si arriva a 30 anni, è comunque un'età, un'età importante. Hai fatto un bilancio della tua vita? Perché mi fai questa domanda? Non ancora. Non lo so, se non me la prendo. Forse la dovrò fare, adesso mi vedrai dopo l'intervista facendo un bilancio qui dopo l'intervista pensando no a questa ma domanda. Ma non un bilancio economico, per carità. No, non economico, no, dicevo di... Sì, su quello giochi facile, Alvaro. No, avevo capito già, però. Io penso che... Sì, ovviamente ho fatto un piccolo bilancio, però soprattutto sono... Io penso che quando avevo 26 o 27 anni avevo paura di arrivare ai 30, però in realtà sto adesso ai 30 e è una situazione molto meglio che i 20. Allora, certo. Vedi quando arriverai a 40 come ti diverti. Sarà ancora meglio, sarà ancora meglio, sì. Oddio, scusate, mi ero presa a guardarlo, sono diventata telespettatrice improvvisamente all'Interrotto, ritorno conduttrice, anzi condomina, e quest'anno il condominio, oltre a Tiziana Di Tonno, Luca Pompei, Alessandro De Berardini, si è arricchito di una presenza che ha portato tanti buoni consigli. Avete capito che sto parlando di Luciano Passeri, che in quest'ultima puntata ha tenuto ad esserci per salutarci tutti. Tiziano, Luciano. Luciano, e non abbiamo ancora assaggiato il prosecco. No, perché so che Tiziana aspetta sempre questo momento con grande, sì. Vero? Oh, sì. Ti prego, scagionami. Luciano Passeri, ciao! Ciao ragazzi, ciao. Luciano, ho tenuto a essere presente anche per salutarvi, perché è stato molto bello, a parte quel periodo che sono mancato, però devo ringraziare della naturalmente. Compagnia. Voglio ringraziare della compagnia, voglio ringraziare la possibilità che mi avete dato per esprimere i miei concetti, comunque di cucina, di tradizione, di territorio, di tutto ciò che è il mio lavoro.
Guarda Luciano, sei stato per noi veramente preziosissimo, siamo noi che ringraziamo te perché i tuoi consigli che poi abbiamo messo anche online sono stati molto seguiti. Io sono stata fermata qualche volta da qualche casalinga che mi diceva non ho capito bene una cosa, che me lo può far rivedere? Allora io li rimandavo su YouTube per rivedere la tua ricetta. Questo però è il segnale che davvero i tuoi consigli sono arrivati nelle case dei nostri telespettatori ed è una cosa che ci riempie di gioia. E poi insomma, oh, Luciano Passi, mi fa molto piacere. Io posso dire una cosa di Luciano, che insomma questo fa crescere la stima nei suoi confronti. Io già avevo una grandissima stima di te Luciano, ma io credo che sei stato un grande esempio, una grande testimonianza, perché sia come ristoratore che come, non vogliamo ricordarlo, come persona che ha avuto drammaticamente a che fare con questa bestia del virus, tu davvero con il Covid hai avuto un bruttissimo rapporto, però non ti è mai mancato il sorriso, sei intervenuto sempre con grande generosità, con questa tua, insomma, questi raggi di sole che emanavi nei tuoi collegamenti, e questo fa di te una persona straordinaria. Adesso non vorrei le lacrimucce. No, perché, ma è tutto vero. È una cosa che mi ha sempre straordinariamente colpito di te, Luciano. E poi ricordiamo anche che essendo ristoratore sappiamo cosa ha passato, quindi è stato veramente tartassato dal Covid e il suo primo pensiero è stato per i suoi dipendenti, punto, non aggiungo altro. Andiamo sono avanti. D'accordo con tutto ciò che state dicendo su Luciano, e poi io posso confessare una cosa, io amo gli uomini che sanno cucinare. Mo l'ho detta, eh. Ci vediamo stasera. Ci vediamo tra pochissimo. Luciano, tra l'altro me, mi aspetto. Secondo me in ogni condominio al piano terra ci dovrebbe essere un ristoratore che ti dà supporto anche psicologico, diciamo, basta scendere giù e si respira un bell'ambiente, quello che crei, diciamo, anche entrando nelle case delle persone, perché quest'inverno, insomma, così è successo. Ebbene, tra poco, Luciano, tra poco ci potrai ringraziare uno a uno guardandoci negli occhi in carne ed ossa, perché sì. Spente le luci qui alle 22 si scappa, abbiamo un'oretta, facci trovare già tutto pronto. Con noi porteremo anche Andrea Di Fabio e Danilo Cinquino direttamente dalla regia della parte tecnica, e sarà un piacere riunire davvero il condominio davanti. Ecco, l'unica cosa, se tutte queste belle parole ne puoi tener conto quando fai il punto la fine. Offriamo il caffè. Che condominio veniale, guarda, vabbè. Luciano caro, allora grazie davvero per essere stato con noi. Ci vediamo tra poco, Luciano. A tra pochissimo, e anche voi restate con noi perché si continua in questo giro di giostra di memoria d'interno 8. State lì. Lo stile di un uomo è la perfetta sintesi tra il suo modo di essere e il suo modo di agire. In via Milano 68 a Pescara c'è chi riesce ad interpretare alla perfezione tutto questo e a coniugare gusto ed eleganza attraverso la giusta scelta di ogni capo di abbigliamento. E sono soltanto due le condizioni per farlo: competenza e qualità dei prodotti. Se cerchi il tuo stile, cercalo bene e non accontentarti. Da Sintesi in via Milano 68 a Pescara troverai le tue risposte. Pronte? Armida? Ecco, salmi per piacere un poco di patate. Sì, veloce però, che io mi devo tirare sul cestino, che devo andare in tranze. Non, che capito? In tranze, non in dramma, in tranze. Hai capito? Ciao Armita, devo salutare. Buonasera a tutte le amiche e le amiche, sono Maga Malocchio, striga fata e fattucchiera. Leggo le carte, leggo le mani, vedo il passato e vedo il domani. Faccio fatture e riti voodoo, parlo con l'anima di chi non c'è più. Realizzo incantesimi, creo legami e le pozioni per superare gli esami. Avete bisogno di una patente?
una laurea in ingegneria, allora rivolgiti alla magia. Un colloquio di lavoro, un concorso statale, senza di me ti andranno male. Sono magari malocchio, striga, fattucchiere e maga. Chi non viene da me, prima o poi la paga. Tesoro, vediamo chi c'è in linea questa sera. Pronte? Ciao, maga malocchio. Intanto volevo farti i complimenti, sei bravissima. Grazie. Mazza, quanto sei brava. Grazie, sono contenta, grazie. Grazie a te, io ti seguo sempre, sei stupenda, sei fantastica, ti seguo da quando eri piccola. Basta, ma ho capito, me l'hai abbottata, mannato. Allora, parlo io. Chi è maga qua? Allora, tu stai chiamando per l'amore, vero? Veramente io no. Veramente che? Sono io la maga. O sei maga tu? Allora, silenzio. Come ti chiami, cara? Gemma. Allora, Gemma. Ai, Gemma. Oh. Tu presto troverai l'amore. Ecco. Ma io sono sposata. È per quello che sta di che troverai l'amore, te so. E che devo fare? Devo fare, maga? Allora, qualche donna, eccola qua, sta praticamente minando il tuo matrimonio. Oddio! Ecco qua. Oddio. Tesoro, ma vedo pure anche un biccione. Ecco, questo è tuo marito e questa è una gatta palosa. Ecco qua, abbiamo fatto, tesoro. Hai capito che cosa è successo? No. La atta mupa, praticamente ha visto il piccione. È successo quello che non doveva succedere. Ecco qua. Oh, e capito. Poi vedo anche una matta. Ecco qua. Ma chi è? Sempre mio marito? Gemma. Sì, la questo vedo. Sei tu, tesoro. Ah. Perché sei stata matta a sposarti. Calmati un attimo, per piacere, che qua le atte mupe sono pericolose. I simboli sono scuri, il linguaggio degli astri sono da interpretare. Gemma. Sì. Con 200 euro, se vieni domani da me, possiamo decrepitare questo messaggio. Ti ricordi che l'ingresso presso il mio studio è libero, te so. È l'uscita che ha pagamento, però poi, ecco. Poi facciamo tutto un conto, però, Gemma. Ma dovremmo fare una fattura? Non, essendo magia nera, anche il pagamento lo è. A domani, che adesso io... Ciao, maga malocchio, ciao! Sento un'energia... Sto tornando in trance. Guarda un po' sta atta, mo come si è messa in posizione con lo paccione, capito? Mo devo far rifargli le carte un pochetto a quella là. Arrivederci, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci, amici e amica. Guarda questo paccione, guarda un po', guarda. Come sarò frupello. Fristalla! Grandissima Tiziana di Torno con Maga Malocchio. Tiziana, ma come ti vengono? Adesso te lo posso dire, a fine stagione ti abbiamo visto con la Azzolina, con la Barion, la dottoressa Barion, insomma chi più ne ha più ne metta, non ce la farò mai, fata fiatella, ma come ti vengono? Vabbè, sono tutti personaggi inventati dalla fantasia, ma soprattutto da una grande e acuta osservazione della realtà. Quante figure vediamo in televisione o nella realtà, e quindi io porto l'estremizzazione, alcune immagini, icone, no, che rappresentano alcune tematiche, alcuni ambienti, e così vengono fuori personaggi. Insomma, attingi dalla realtà, un po' come fa il nostro Luca Pompei quando fa i suoi editoriali, che naturalmente a seconda, no, Luca, sì, del profumo che si sente in quel periodo, tu approfondisci. Sì, in quelle sono serio, uno dei rari momenti in cui sono serio. Sì, così mi hai dato anche la grande possibilità di così dare voce e parole ad alcune mie riflessioni su vari temi in generale. È una cosa che mi appassiona, anche per la mia passione per la scrittura, ovviamente, ed è stata una cosa molto stimolante e interessante. E che sai fare benissimo. Tra l'altro è stato difficile scegliere un editoriale tra i tanti, perché insomma ciascuno di noi aveva lasciato magari la riflessione su di uno, poi alla fine in maniera così abbiamo concertato che forse l'editoriale che più ha toccato è quello in cui tu, Luca, ti sei spogliato dei tuoi panni e hai messo su quelli di tanti lavoratori. Lo ricordiamo. Stasera, cara Paola, ti sorprenderò, perché questa sera non voglio essere io. No, e che vuoi essere? Che mi sento anche privilegiato, perché svolgo il lavoro che ho sempre desiderato.
Questa sera, cara Paola, sono Riccardo Cristello, dipendente ArcelorMittal, ex Ilva, licenziato per aver pubblicato su Facebook un post in cui invitava a seguire la fiction TV di Mediaset sul conflitto tra lavoro ed inquinamento. Questa sera sono Gennaro, nome di fantasia, metalmeccanico della Whirlpool di Napoli, che nonostante la crescita a doppia cifra dei ricavi anche nel primo trimestre di quest'anno ha comunque deciso di delocalizzare. Questa sera, cara Paola, sono Amadou Balde, 23 anni, della Guinea, bracciante morto nell'indifferenza generale sulla provinciale a Foggia nell'agosto del 2018, vittima insieme ad altri tre nordafricani in un incidente stradale, sfruttato, mal pagato, trattato peggio di uno schiavo da imprenditori agricoli senza scrupoli. Ma questa sera, cara Paola, sono anche Antonio Perrecca, originario di Bacoli, in provincia di Napoli, componente del gruppo di lavoro dell'istituto americano Caltech, protagonista nel 2016 della scoperta delle onde gravitazionali. In Italia, dove nelle università non fai carriera in base ai tuoi meriti, non se lo filava nessuno. E poi ancora sono Filippo, cameriere in una trattoria chiusa da 7 mesi, Marco, tecnico del suono per un service spettacoli, Andrea, studente lavoratore che fino a poco tempo fa staccava i biglietti in un multisala. Stasera sono la voce di quei lavoratori, ma anche di tutte quelle lavoratrici, che il 1° maggio non è che abbiano tutta questa voglia di festeggiare, perché c'è poco da festeggiare o celebrare, ma c'è tanto, al contrario, da urlare con maggior rabbia in questo giorno più di altri a tutti coloro che se lo sono dimenticati, e sono purtroppo troppi, che la Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino, articolo 4 della Costituzione, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Buon 1° maggio a tutti. Luca Pompei, con questo suo editoriale, i grandi editoriali che hanno fatto riflettere tanti spettatori qui di Interno 8, perché Interno 8 non è solo goliardia, divertimento, ma anche tanta riflessione, approfondimento, insomma ci piace vantare i nostri contenuti, però qualche risata ce la siamo fatta, vero Tiziana? Sì. Dai, anche grazie a te naturalmente, soprattutto grazie a te, però anche per qualche ospite divertente. Anche per qualche ospite, infatti stavo dicendo proprio questo, e io ricordo molto bene l'intervista che tu hai fatto a Scintilla. Ah, Dio, lo adoro. Ci ha raccontato veramente umilmente, molto semplicemente, una parte della sua vita, come nasce da odontotecnico e come nasce artista. Lui trasloca a Milano e da lì poi la sua vita cambia, ma ascoltiamo da lui. Colorado ti ha dato anche l'opportunità di misurarti come conduttore. Io so che ti sei divertito molto e ti è piaciuto anche tanto. Scambieresti il ruolo di conduttore con quello di comico? Sì? Sì. Ma Colorado non mi ha dato un sacco di roba, Colorado, veramente tanto, tante possibilità, tanti cambiamenti, ma soprattutto un percorso enorme, perché poi ho fatto dalla prima all'ultima puntata fino a quest'anno, cioè fino all'ultima puntata che poi è chiusa per Covid l'anno fa. E condurre mi piace anche perché, come dicevamo, avendo fatto tutte le puntate dalla prima edizione tutte le edizioni, secondo me mi stavo un po' esaurendo con i personaggi. A una certa età non puoi più farli, secondo me. Monologhista non sono capace, faccio sketch di situazione o con Elena o con gli altri e tutto quanto, però avevo bisogno di crescere un po'. Ho chiesto di fare la conduzione, è andata abbastanza bene. Quest'anno però è per una questione di spazio e tutto il resto ho deciso di saltare Colorado, cioè, ho bisogno di cambiare un pochettino. Però tu lo sai che, cioè, tu vorresti fare a cambio, cioè vorresti, nel senso, ti piace condurre più che fare il comico, ma tu lo sai che far sorridere una donna è già mezza conquista come conduttore. No, come conduttore è divertente. Ti farei il conduttore divertente, cioè la cosa bella del come è, il conduttore ha il suo spazio per dire ok, adesso presenti a modo tuo, spalleggi a modo tuo, poi arriva il comico che deve far ridere, quindi hai una responsabilità in meno e te lo godi, quindi tu ridi come se fossi del pubblico. No, vabbè, mi piace tantissimo stare sul palco e godermi i pezzi degli altri, secondo me è fighissimo, ma vedrai e che poi tra un intervallo e l'altro cerco di far ridere anch'io. Senti, ma questa cosa però è vera, tu l'hai provata sulla tua pelle, che far ridere le donne significa già conquistarle, Scintilla? Sì. Solo quando, allora, nell'immediato no. È un po' un lavoro sui fianchi.
sui fianchi e di fianchi no, non si dicono queste cose, grande scintilla davvero. E poi, qui a Interno 8 c'è stato anche un, ma posso dire collega, dai, non si può dire collega perché è uno straconduttore, vero Ale? Straconduttore, certo. Che piacere avere un ironico, un grandissimo Magalli, grandissimo voglio dire anche nella sua, diciamo. Sì, abbiamo affrontato temi del cambiamento della televisione, del modo di fare TV. Lui, anche se un po' negli anni, un po' stanco, voglio dire, vista l'esperienza. Sono tanti anni che conduce. Credo che affrontare, cioè accogliere, ecco, questi nuovi format televisivi, sia anche spinti poi dalle nuove piattaforme digitali, dall'interesse dei giovani, dei social media, quindi si cominciano a nascere e a proporsi, come parlavamo di LOL ad esempio, nuove trasmissioni che, anche se abbracciano un pubblico ancora ristretto per adesso, poi man mano segneranno il tempo del cambiamento. Eh già, ne abbiamo parlato con lui, no? Certo. Ascoltiamo. Lei che idea si sta facendo di questo cambiamento forse epocale della TV? È un cambiamento innegabile, anche se è un cambiamento lento. Se parliamo per esempio di Amazon Prime, che io ho e che qua sono abbonato, a parte di Amazon sono credo uno dei migliori clienti italiani, ma ho anche Amazon Prime, ho l'abbonamento, e poi ci riferiamo a LOL per dire che è un programma molto carino, dove c'erano anche parecchi miei amici, quindi ho tifato molto, mi sono divertito, l'ho guardato. Ecco, LOL è proprio l'antitesi di tanti programmi. Intanto è stato girato in un giorno, questa è una cosa assolutamente inedita. Si sono chiusi una giornata, 8 ore dentro quella stanza e hanno fatto 6 puntate. E questo è veramente molto, molto nuovo. Ha avuto successo nel senso che poi i giovani fanno tendenza, se ne parla su Twitter, su Facebook, però se andate degli ascolti, LOL, insomma, Amazon non ha degli ascolti enormi, quindi gli ascolti, se LOL avesse fatto gli ascolti che ha fatto su Amazon, l'avesse fatto sulla Rai, li avrebbero chiusi dopo una puntata. Però resta un programma innovativo, carino, su una piattaforma innovativa e carina, però devono crescere anche Sky. Quindi insomma il cambiamento non è ancora proprio arrivato, quindi secondo il suo punto di vista il cambiamento arriverà quando le piattaforme digitali, i canali tematici eccetera cominceranno a fare degli ascolti più importanti. Intanto è importante che ci siano, cioè, perché avere delle alternative è importante, avere dei canali tematici io lo trovo molto bello, cioè chi ama la storia si guarda il canale di storia, chi ama la geografia si guarda la geografia, e questo mi piace, lo trovo bello e democratico. La televisione generalista, come quella che io ho fatto e che conosciamo, è destinata ad avere un pubblico che diventerà un pubblico di nicchia, come adesso è di nicchia invece quello che guarda LOL. Si invertirà, ci vuole un po' di tempo, si invertiranno. Beh, un grande parere di un grande conduttore, Giancarlo Magalli, anche lui tra i grandi protagonisti di Interno 8. E io so, è ovvio che lo so, che molti di questi artisti li abbiamo avuti proprio perché somigliano alle nostre emozioni. Per esempio, il nostro Luca Pompei ha un certo ascendente per un cantautore che risponde al nome di Michele Zarrillo. Eccolo là, Michele Zarrillo. Piace talmente, a parte che è un amico, gli voglio un gran bene e quindi è stato un piacere averlo qui, però noi rispondiamo anche un po' alle nostre esigenze emotive e Luca era molto emozionato dalla presenza di Michele. Cioè, grande stima per Michele Zarrillo, io ho altri idoli per essere sinceri, però Michele Zarrillo è un cantautore che stimo molto per la sua attività musicale, per la sua straordinaria carriera. Tra l'altro è uno che si presta poco alle interviste, di questo dobbiamo ringraziare Paola che è riuscita a strapparlo. È stato gentilissimo lui davvero. E poi insomma ci ha raccontato tante cose, in particolare proprio perché in questa fase di lockdown ha lavorato molto al suo nuovo album, ci ha raccontato, ecco, la
la sensazione che si prova quando si immagina un album e poi finito il lavoro, finita la registrazione, ci si trova di fronte a un'altra opera in qualche modo. Ascoltiamo. Tuo prossimo disco ce l'hai già chiaro in testa o stai ancora cercando la direzione? Guarda, io sono al mio, non so, forse tredicesimo album di inediti, più o meno, adesso non ricordo bene. Non tengo il conto, non so di quelli che tengo. Però insomma, dopo aver scritto più o meno 180-200 canzoni, merito anche dei miei collaboratori che mi hanno dato grande forza con cui ho scritto anche molte di queste canzoni, devo dire io non faccio mai progetti, perché ogni volta che quando sono in studio con i miei appunto musicisti o collaboratori o fonici che mi aiutano a finire il missaggio o addirittura la masterizzazione, sai che c'è, no, questa fase finale, certo, io sono sempre un po' incredulo, nel senso e mi sembra sempre un miracolo quando si finisce un disco, perché tu sai che un disco si parte dal primo accordo sul pianoforte, sulla chitarra, la prima melodia, e da lì poi c'è tutto un mondo che cresce, no? Melodia, armonia, testi, arrangiamenti, realizzazione, musicisti che suonano sul disco, certo. Cioè questo mosaico che piano piano proprio diventa una montagna, perché, sì, anche a prescindere dai numeri che farà. Sì, però sì, è proprio una cosa che per chi la vive, un, sì, anno e mezzo, due anni di lavoro intenso, puoi immaginare, insomma, e so che tu, insomma, facendo parte dell'ambiente musicale ormai da tanti anni, ne conosci anche proprio i meandri di tutto questo nostro percorso per arrivare a fine disco. Quando si finisce un disco è sempre un miracolo, sempre una cosa, sì, perché tu dici, senti quei 10-11 brani, dici, ma cioè, capisci, siamo partiti due anni fa. Per quanto volevi immaginarlo, per quanto volevi costruirlo nella, bravissima, tua testa, prende poi una forma tutta sua. Una forma. Cioè, poi tu puoi dargli una direzione. Certo, esatto. Poi a metà percorso può cambiare addirittura, a metà percorso magari ti vengono fuori delle cose diverse, no? Ti esce una cosa completamente fuori da quelle altre 5-6 che già, certo, hai. Certo, certo, chiaro. Per cui a me quello che interessa, e lo sai, chiaro, devo dire, e ringrazio il cielo per questo, i miei dischi, insomma, li riascolto anch'io ogni tanto volentieri. Davvero una bella sensazione mi dà rivedere e risentire Michele, che è stato un grande ospite, grande professionista, ma quando si parla di musica, beh, diciamo che di emozioni abbiamo fatto veramente il pieno. Io personalmente, cari condomini, un po' il mio cuoricino l'ho lasciato da lui. Lui chi? Di chi sto parlando? Lui. C'è una frase che mi ha colpito particolarmente, Giovanni. Tu dici, io non so più vivere la normalità. Questa cosa mi ha reso inquieta, mi ha anche spaventato un po', perché l'ho sentita, cioè l'hai detto in una maniera talmente diretta, io non so più vivere la normalità, perché effettivamente la vita che conduci non somiglia certo alla vita, diciamo, alla quotidianità, no, che può essere anche di un non artista semplicemente. Questo tuo non saper vivere la normalità, questa riflessione, ecco, che tipo di tremore e timore ti ha portato? Paola Bella, ma chi è normale? Ah, beh, chi è? Certo. Trovamene uno che è normale. No, vabbè, ok. Noi non stiamo vivendo più la normalità, ma per fortuna, ossia, sicuramente torneremo alla normalità presto, sicuramente ci torneremo, ma saremo arricchiti, perché abbiamo vissuto durante questo periodo abbiamo fatto un'esperienza della anormalità, la nostra mente si è allargata, abbiamo fatto esperienza della lentezza, dell'attesa, abbiamo fatto cose che prima non avremmo mai immaginato di fare, abbiamo cantato sui balconi, abbiamo ricominciato a fare i disegni insieme ai bambini. Insomma, questa bellezza noi dobbiamo portarcela dietro, dobbiamo mantenerla questa anormalità. E poi, Paola, te devi sapere che tutte le persone che non dormono la notte, che sono inquiete, che sentono un tormento dentro, ecco, sono tutti amici miei questi qua. Rivoluzione è diventato il loro testo di riferimento. Di questo io sono assolutamente orgoglioso. È
Eh beh, come si fa a non emozionarsi con Giovanni Allevi, ragazzi? Questi sono stati alcuni dei grandi ospiti di Interno 8. La nostra carrellata finisce qui, come finisce qui, ragazzi, con Domini, la nostra stagione. Però una piccola sorpresina per chi in Abruzzo vuole raggiungere l'Abruzzo c'è, perché spente le telecamere, il 25 giugno Interno 8 si trasferirà sotto le stelle per un evento che tocca il cuore, perché c'è un mese intero dedicato, pensate, al tema dell'affido e dell'accoglienza, un tema che non può non toccarci. Ora non serve essere genitori per spiegare che grande emozione è un argomento di questo tipo, e allora noi abbiamo voluto, proprio come in una staffetta per chiudere la puntata e chiudere la stagione, qui con noi un po' Coleitra, che rappresenta naturalmente un bel gruppo, una grande squadra che ha lavorato a questo, appunto con lei che ha ideato un po' il progetto, che ha voluto il progetto insieme a tutto l'assessorato. Ma ce ne parla lei, Liviana Leone, benvenuta a Interno 8, grazie per averci telefonato. Buonasera a tutti. Liviana, allora io lascio parlare te velocemente, perché insomma ti ho presentato come in rappresentanza naturalmente del gruppo che ha avuto questa bella idea, il mese dell'affido. Una pillolina su quello di cui stiamo parlando. Sì, parlavate prima di emozioni con Allevi, in realtà questa è la quinta edizione del mese dell'affido e dell'accoglienza. Abbiamo qui, ho qui con me la brochure, una serie di eventi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini sulle tematiche dell'affido e dell'accoglienza. Quindi ci saranno tante giornate, dalla festa con le famiglie a giornate formative dove andremo a toccare proprio il tema dell'affido, che è l'istituto giuridico. Quindi ci saranno anche laboratori, oltre al programma degli eventi, un programma degli eventi molto ricco. E a conclusione di questo percorso, di questo mese ricco di eventi, concludiamo insieme. Quindi Interno 8 non va in ferie, non vi mando in ferie, non vi mandiamo in ferie, ma appunto si traduce con Interno 8 affido sotto le stelle. Abbiamo pensato insieme anche all'amministrazione, rappresento un po' il comune di Pescara, oltre a quest'anno il fiocchino dell'affido, non so se si vede. Guardacelo anch'io. Lo sì, anche tu, bene. Sì. Stamattina in conferenza stampa si colorerà il mese di giugno di arancione e verde, due colori che simboleggiano fiducia e speranza, e la famiglia affidataria e la famiglia di origine. Quindi lo spillino rappresenta il servizio, e concluderemo questo mese di eventi e laboratori sulla genitorialità. Tra l'altro sottolineiamo, tutti i nostri eventi sono gratuiti, basta andare sul sito del comune, scaricare il link e segnarsi e prenotarsi per le questioni legate al Covid, perché molti di questi eventi si faranno in presenza. E il nostro evento Affido sotto le stelle, Interno 8 Affido sotto le stelle, vedrà la vostra presenza, creditissima presenza, con gli ospiti Nicolò Agliardi e Setac. Perché abbiamo pensato a Nicolò? Nicolò, oltre ad essere un artista, insomma, l'avete avuto ospite, sì. Ci ha promosso, insomma, anche la candidatura al Golden Globe, e ci colpisce e siamo curiosi di sentire la sua storia rispetto alla sua storia di papà adottivo. Affidatario, sì, perché lui tra l'altro lo ha raccontato qui da noi, è papà di due ragazzi che gli sono ovviamente stati affidati. Sarà una bella serata, Liviana. Testimonianze, ovviamente, grazie a voi, ci saranno anche le testimonianze delle nostre famiglie affidatarie, delle nostre storie, perché oltre che parlare agli operatori e fare i corsi che sono importanti, perché comunque le famiglie affidatarie le formiamo e le seguiamo, è importante dare voce alle storie. E lo faremo, io so che il nostro Luca Pompei non vede l'ora di entrare nel vivo, di andare lì a sviscerare quelle che sono naturalmente le grandi storie di affido. Velocemente ringraziamo anche gli assessori Sulplizio e Paoni Saccone, che hanno reso possibile tutto questo attraverso i loro assessorati, e quindi un grazie anche da parte nostra, perché ci avete scelto e quindi insomma siete automaticamente entrati dal citofono al nostro cuore in un attimo. Resta lì, Liviana, perché noi stiamo veramente per chiudere la stagione e non possiamo farlo senza dare un volto a due pilastri di Interno 8, che sono Danilo e Andrea. Riusciamo a starci tutti in questa schermata? Danilo Cinquino, Andrea Di Fabio, dove siete? Ragazzi, ma guardate quanto è bello il nostro Danilo Cinquino, cosa stai facendo? Buonasera. Ciao, noi abbiamo deciso per quest'estate di cambiare lavoro, visto che il condominio è chiuso.
Ma dopo la nostra esperienza, Danilo, volete qualche ciliegia? Ciliegie prima che Andrea le mangi in un sol boccone, già come fatto, direi. Questo quello che succede in regia, voi lavorate e io faccio la super vista. Ma che non lo sappiamo, perché Internotto piace tanto? Perché la regia è frizzante, mica per altro, perché mentre lavorano mangiano cerase. Ecco, esatto. Ragazzi, andiamo a mangiare da Luciano, siete andiamo pronti? Tutti quanti. Aspetta che dobbiamo mantenere le distanze. Noi le vogliamo mantenere queste distanze da voi, abbiamo tanti motivi per farlo. Ragazzi, siamo proprio ai saluti, fatelo voi. Fatelo voi, salutate voi il nostro. Grazie. Questo è tutto? No! Fatelo voi, salutate voi! Ciao a tutti! Grazie a tutti, buona estate, riposatevi. Buona estate. E soprattutto all'aria aperta. Luca, devo mettere la sigla, per favore. Va bene, forse ci vediamo a ottobre. Ciao, buona estate! Una parola grande, una parola grande. Ciao.